trovo che questo sia un po' il senso della vita, bisogna accettare di faticare tanto per arrivare a ottenere qualche risultato. Ricordo la settimana che avevamo deciso di tentare il record. Uno pensa, ma perché una settimana? Perché obiettivamente per tentare quel tipo di record ci volevano delle condizioni particolari che fossero ottimali. E quindi tutta la squadra stava aspettando le condizioni ottimali. Volevamo essere presenti, perché volevamo essere tutti insieme a Fabio Buzzi e alla sua squadra in acqua con lui a sostenerlo. Ovviamente non potevamo rimanere una settimana sul lago di Como e quindi decidemmo di seguirlo in streaming da Torino con tutto il management di FPT, tutte le persone che avevano contribuito a questo, con un'ansia incredibile, perché in quel momento non c'erano soltanto in ballo anni di lavoro, ore e nottate passate sul motore, ma c'era anche una persona, una grande persona che stava rischiando non solo la professionalità ma anche la sua persona per farci vincere questo record. Se c'è una competizione c'è inevitabilmente una parte di rischio e una parte di paura, a meno di essere incoscienti. Direi che durante un record è il momento in cui io corro meno rischi, perché primo ho previsto talmente tanti sistemi di sicurezza che se succede qualcosa sono protetto, secondo sono estremamente vigile e attento a quello che faccio. I veri rischi sono quando si fanno le prove. Noi abbiamo fatto le cose con molta testa, credo. It's absolutely delighted. You could see it on his face. He is absolutely joyous that he's achieved the record. Muovetevi con calma, ogni moto ondoso è pericoloso, altri punti. Oggi ho un team di giovani che sa tutto sulle barche, che sono molto più bravi di me. Alessandro era direttore di gara, non l'aveva mai fatto prima. Il ruolo del direttore di gara è stato dato probabilmente perché chi lo doveva fare doveva essere una persona che conosce la barca, conosce le situazioni che possono presentarsi. Per mia fortuna non ho mai mancato a una delle prove, per cui penso chi meglio di me poteva sapere quali erano le difficoltà e le eventuali situazioni a cui far fronte. Mi dice l'ingegnere dalla radio che è troppo pericoloso, c'è troppa onda. 270 all'ora e ha dovuto mollare. Dietro le quinte sono, per via appunto del meteo, andare a nanna con l'idea che il giorno dopo sia una giornata di sistemazione e coordinamento, quando invece alla mattina alle 8 devi organizzare in due ore una cinquantina di persone che si devono muovere, devono essere operative, devono essere in sicurezza. Ci sono 6 unità nostre FB Design pronte per eventuali necessità. Ci sono le forze dell'ordine, c'è un elicottero con subacqueo, cine operatore e fotografo e una gran macchina che si è spostata per l'evento. Chi deciderà poi se l'evento sarà fortunato tra virgolette o no è l'aggiudicator di Guinness World Record e soprattutto chi sarà in carico di gestire il segnale GPS che ci darà effettivamente la riuscita o meno del record, e siamo fiduciosi. L'ingegner Buzzi è carico, tranquillo, come vedete la barca è pronta e noi siamo sul pezzo, in forza, per cui aspettiamo. Mr. Fabio Buzzi, congratulations. You have achieved 277.5 kilometers per hour. Congratulations, absolutely brilliant. Delighted for you.